note struggenti aprono la nostra serata. Buonasera a tutti. Ho potuto vedere da dietro quella porta i vostri sguardi che andavano nel ricordo. Questa sera noi vogliamo ricordare tanti giovani che 100 anni fa, proprio in queste ore, si preparavano a una tragedia immane, la Grande Guerra. Dopo 100 anni noi li teniamo nel cuore e questa sera qui non c'è neanche una piastrella dove non ci sia una persona, c'è una presenza, perché loro sono qui con noi, perché finché noi li ricordiamo loro non sono morti. Che ci accompagnerà questa serata, sarà lei che presenterà la seconda parte della serata. Buonasera a tutti, buonasera Lucetta Rossetto. E il microfono adesso lo vorrei dare al presidente dell'Anbima piemontese Ezio Aldano, che è giù in platea, glielo porto, così io mi muovo. Intanto voi se vi fate un applauso perché sono loro. Signor Presidente nazionale, le bande musicali e i cori del Piemonte vi danno il benvenuto a questa serata. Nella tradizione che le bande musicali e i cori hanno sempre accompagnato la vita civica e hanno sempre trascritto quei risultati, i momenti salienti della vita della nostra nazione, questa sera vogliamo ricordare un momento forte della nostra nazione per poter ribadire il valore della nostra unità nazionale e soprattutto per ribadire i valori di pace, di solidarietà e di fratellanza che il popolo e che la gente vuole. Io spero che questa sera possiate, la musica possa scaldare i nostri cuori e possa certamente a soddisfarvi per questa serata e in questo modo festeggiare ovviamente questo 100° anniversario. Grazie a tutti e buon ascolto. Per ricordare degnamente i giovani di 100 anni fa è stata scelta proprio questa banda musicale giovanile Anbima del Piemonte. Sono tutti giovani, sono un centinaio di giovani che questa sera porteranno la loro musica in questo teatro e dietro di loro c'è la rappresentanza corale dell'Anbima del Piemonte e sono un po' meno giovani, però hanno il cuore, nel cuore sono giovani come quelli davanti a voi. Saranno loro ad accompagnarci in questo excursus musicale, ci racconteranno delle storie, le storie di gente come noi, di gente che ha sofferto, di gente che però ha lavorato tantissimo, ha fatto una guerra non voluta per lasciare a noi la libertà. E allora iniziamo immediatamente. Questa sera si alterneranno due maestri, ve li presenteremo, ma vorrei prima di presentarvi il direttore della corale, il maestro Gianni Padovan, che è un assoluto rispetto. A lui l'onore e l'onore di dirigere questa enorme corale. Il primo brano di questa serata è dedicato, direi, alla nostra regione, a questa patria città, come dicono i piemontesi, a questa terra dove il seme dell'unità d'Italia ha attecchito ormai più di 150 anni fa. È una marcia scritta nel 1914 e dedicata al Reggimento Piemonte Reale Cavalleria e viene eseguita per concessione dell'archivio storico della casa editrice Tito Belati nella revisione di Massimiliano Miotta. Noi ringraziamo l'archivio storico e a dirigere Piemonte Reale chiamiamo il maestro Riccardo Armani. Signore e signori, vorrete, ma soprattutto il cuore, accogliete la musica.
Thank you.